Capitolo clamoroso questo 1080 che ci regala un susseguirsi di emozioni letali, una dopo l'altra. Chiaramente io sono di parte, perché quando c'è Barba Nera io non capisco più niente. Il fascino del male è sempre attraente come poche cose al mondo. È così. Il fascino, cos'è il fascino? La scena si sviluppa interamente ad Acinosu, l'isola dei pirati, dove Teach spadroneggia come faceva Diego Abatantuono in Eccezionale Veramente. Cioè, il livello è quello lì, toro scatenato come in I Fichissimi. Prima cosa da notare è finalmente una taglia della Cross Guild. Già le avevamo viste in piccolo nel capitolo 1056, ma qui bene il primo piano, con Kobe cazzutissimo, occhiali, cappellino, sembra un rapper, ben 5 stelle, che per un capitano, a detta dei pirati, sono tantissime. Ogni stella sono 100 milioni, quindi per la Cross Guild Kobe vale come God Usopp per Doflamingo, e come Ruffy per il governo dopo i fatti di Dressrosa. Cioè, tantissimo, è una taglia di tutto rispetto. E se Kobe è valutato così alto, chissà quanto vale un Garp o una Kainu, che potenzialmente lo potrebbero annichilire con un rutto al povero Kobe. Degni di nota ci sono anche alcuni dei pirati di Barbanera, tra cui il vero figlio di Baffi Bianchi, Pandaman, Barbanera Junior e Eustachio Bambino, il fratello intelligente di Higuma, Fake Bargis, il cugino lurido di Momonga e Golf Roger, re dei pirlati. Invece tra i prigionieri di Teach, gente di diverse razze. Notiamo un mink, un collo di serpente, un braccia lunga e ovviamente molti umani. E finalmente abbiamo anche in rassegna i frutti finali dei vari capitani titanici di Barbanera. Vediamoli uno dopo l'altro. Allora, Teach ovviamente con il Gura Gura e lo Yami Yami, quindi il frutto del terremoto e dell'oscurità, ma questo già lo sapevamo già. Bargis con il frutto Riki Riki, il frutto della super forza. Lui è un uomo forzuto che potenzialmente dovrebbe avere una forza infinita. Vanugar con il frutto Warp Warp, un uomo teletrasporto che può spostarsi dove vuole. Doc Q con il frutto Sick Sick, un uomo malattia, capace di creare virus e patologie di ogni tipo. Stronger, vecchio cuore, vero cavallo, è il frutto Uma Uma, quindi il frutto cavallo cavallo, modello Pegasus mitologico, che lo rende chiaramente il cavallo volante Pegasus. Lafitte è ancora l'ignoto al momento, ha un frutto Zon, ancora sconosciuto, che gli dona due belle ali bianche. La prossima settimana vi rivelo la vera verità che si cela dietro questo personaggio. Chi ha visto la Blind già lo sa, quindi se volete spoilerarvi la verità, vedetevi la Blind del 1080, se no aspettate il video dedicato. Shiryu con il frutto Sukesuke, un uomo invisibile, potenzialmente potrebbe essere anche immune all'ambizione della percezione, se no sarebbe davvero una merda come frutto, diciamoci la verità, quindi io spero che sia così. Katarina Devon, che ha il frutto Inu Inu mitologico, modello volpe a 9 code, il potere della kitsune che può mutare a forma a piacimento. Sostanzialmente è il potere di Mr. Two, ma più potente. Avrà sicuramente altre capacità, come la possessione spirituale, la capacità di sputare fuoco o fulmine dalla bocca o dalle code, tutte cose che fa la kitsune, il potere di entrare nei sogni, l'invisibilità, la capacità di volare e di creare illusioni complesse ed elaborate, come modificare il tempo e lo spazio, o può rendere le persone folli, oppure assumere altre forme oltre a quelle umane, come un albero di incredibile altezza o una seconda luna nel cielo. Altre kitsune hanno caratteristiche simili ai vampiri o alle succubi e si nutrirebbero quindi dell'energia vitale degli esseri umani, generalmente attraverso un contatto sessuale. E visto che Katarina è una super waifu, e guai a voi se dite il contrario, io sono sicuro che il contatto sessuale ci deve essere. Vasco Shot, frutto Gabu Gabu, un uomo alcol, un uomo liquore, un uomo alcolizzato. Potenzialmente potrebbe essere il frutto più folle e lercio mai visto. Oltre ad imbruttire il Mera Mera, in quanto l'alcol è infiammabile, potrebbe stordire la gente ubriacandola letteralmente.
o farla star male, fino a vomitare l'anima. Sono curioso di vedere come combatterà Vasco. Bizarro, con il frutto Shimashima, una versione potenziata del frutto Ishi Ishi di Pika, dove l'user può letteralmente diventare l'intera isola. Pika poteva muovere la pietra, quindi in un'isola senza pietra il suo frutto è inutile. Mentre lui, come vediamo, sbuca dal legno, dalla roccia, fa parlare il teschio di Hachinosu, quindi di fatto è l'isola intera. Sicuramente il corpo è protetto da qualche parte, non sembra un Rogia ma un Paramisha, quindi anche se l'isola tocca l'acqua, finché il corpo principale rimane protetto da qualche parte, non dovrebbe aver problemi di nessun tipo. Sanu, Juan, Wolf ha il frutto Deka Deka. Sapevamo che Wolf avesse un frutto dalle Vivre Card e ci dicevano che aveva appunto un frutto che lo rendeva un gigante gigante. Ora sappiamo che è il frutto grande grande, da Dekai, immenso, grande, gargantuesco. Quindi è un gigante che diventa gigantesco, da qui la corazzata gigante, il suo nickname. In ultima, ovviamente, c'è Aokiji, Kuzan, con il potere del frutto Hie Hie, il frutto gelo gelo, che lo rende un uomo congelante, è un frutto Rogia, che può creare il ghiaccio e congelare le cose. Dal punto di vista grafico, vi faccio notare il kanji sulla schiena di Shiryu, del suo mantello, con il kanji di prigione, quindi ancora un vecchio ricordo del suo lavoro da carceriere di Impel Down. Il trucco da pagliaccio di Vasco, il naso rosso, le labbra pitturate, la stellina, che ricorda i trucchi di Buggy, e Vasco cavalca le bolle di moccio di Wolf, quindi chissà che con il suo potere possa anche giocare, gestire le bolle, le cose, non sappiamo, capiamo. E di quest'ultimo Wolf gli abiti da vichingo, davvero gigante di Elbaf. Tanta roba, molto bello, il teschio che ricorda quello che aveva anche Horse, se vi ricordate, la mantellina come quella di Dory e Broghi. Pizarro invece avevamo già visto i suoi abiti, con corona e mantella, davvero re corrotto. E mentre Kobe tenta la fuga, abbiamo anche un breve flashback dove Teach ci racconta un po' qual è il suo sogno, o almeno uno di essi, il sogno attuale, poi il suo sogno è molto articolato da quello che ci pare, ossia fare di Hachinosu un regno affiliato al governo mondiale, dove lui è il re, ovviamente. Questa cosa immediatamente mi ha riportato in testa l'idea che si era fatta già tempo fa di legare il pirata Marshall di Teach al pirata realmente esistito Henry Avery, che vi ricordo che Teach doveva chiamarsi Avery Fing di Teach e non Marshall. Ve la faccio brevissima, ci sono articoli in giro sul web, anche su One Piece Mania, se vi interessa vi lascio un link in descrizione. Dopo che Avery ebbe compiuto la sua più grande impresa, ovvero l'assalto alla Gunsway, una nave da guerra piena di ogni bene, divenendo l'uomo più ricercato del mondo, le sue tracce nella storia si perdono. L'immaginario comune ha contribuito a riempire questo vuoto creando molti miti fantasiosi legati a Avery, tra cui quello di Libertalia. Libertalia infatti sarebbe stata una nazione indipendente creata dai pirati da qualche parte nel Madagascar settentrionale ed era una terra di uomini liberi. Alla fine del XVII secolo infatti i pirati si muovevano principalmente tra le coste meridionali e orientali dell'Africa e si spingevano verso l'Oceano Indiano. E sarebbe in questo contesto che Avery, dopo aver accumulato l'enorme bottino della Gunsway, avrebbe fatto perdere le sue tracce e avrebbe fondato questo stato, questo regno anarchico, in cui gli uomini seguivano le proprie leggi in una specie di democrazia diretta di stampo socialista e si dividevano ogni bene. E quindi si dividevano risorse, alcol, donne e tutto quello che passava loro sotto mano. Insomma, un vero sogno pirata. Pertanto potrebbe esserci qualche richiamo alla storia, al sogno di Barbanera e vediamo se Oda vuole andare in questa direzione. Kobe lo imbruttisce dicendogli che il governo non si affilierebbe mai ad uno come lui. Sì, beh, come no, come no. Ma Teach, ribadendo che non si distruggono i sogni delle persone, vuole usare proprio il giovane eroe della Marina come ostaggio per contrattare. E questo spiega il perché del rapimento durante la battaglia ad Amazon Lily. Semplice, lineare, facile. Prima di
passare a un'altra cosa, analizziamo questo discorso molto rapidamente. Perché Tice vorrebbe diventare il re di un regno affiliato al governo mondiale? Un'idea interessante me l'ha data l'utente Aldo Mingoia, che diceva: re, ho un'idea del perché Teach vuole Acinosu riconosciuta come nazione vera e propria dal governo. Così il prossimo Reverì può girovagare a Marijuà e scavare i segreti del governo. A me l'idea piace tantissimo, cioè è un piano sempre sul lungo periodo. Teach ragiona per lunghi periodi, i 20 anni di attesa per il frutto Yami Yami, poi l'attesa di diventare un corsaro, l'attesa di arrivare a Marineford, l'attesa di 4 anni che vuoi che sia. E se noi dobbiamo paragonare Teach a Xibek, e Xibek era riconosciuto come un discopritore dei tabù del mondo, mi piace pensare che questa cosa possa essere effettivamente veritiera. Cioè lui, in quanto re di un regno affiliato al governo mondiale, ha tutto il diritto di andare a partecipare a un reverie. E quindi di dire la sua e mettere il naso all'interno della terra sacra. Chi lo sa, però bravo, bravo che mi è piaciuta molto questa idea. Ed è anche interessante la citazione al Rocky Port in questo capitolo, che a questo punto sembra essere il porto dell'isola di Acinosu, perché Pizarro parla proprio di aver finalmente sistemato tutto dopo quell'incidente, lui che è l'uomo isola. E sembra che la distruzione sia stata causata da Wolf, che già un tempo distrusse la zatteraccia Prime, maledetto, quindi vero distruttore. Questa informazione dà senso a molte cose. Dà senso al perché Barbanera sia riuscito a conquistare Acinosu proprio dopo quell'incidente, perché era già lì. Dà senso alla presenza di Ochoku, che probabilmente era l'ultimo baluardo dei Rocks rimasto proprio sull'isola dei pirati, ma non spiega quali fossero i civili messi in salvo da Kobe, visto che questa è letteralmente un'isola di pirati. Ma soprattutto Law era già stato qui, visto che è lui l'artefice dell'incidente di Rocky Port. Questo significa che Law era già stato in coda alla Grand Line, che potenzialmente, dopo essersi preso i 100 cuori con cui è riuscito ad entrare tra i 7 corsari, Law è stato davvero molto vicino all'Oldstar, che è l'ultima isola raggiungibile con il Log Pose. Ma soprattutto questo discorso dà un senso diverso alla scelta di Law di salpare da Wano verso nord-est, perché sapeva perfettamente dove stesse andando. Cioè lui puntava a Barbanera, è l'unica spiegazione che mi so dare, perché lui sapeva che Rocky Port stava lì. E questo è molto, molto interessante, quindi fatemi sapere cosa ne pensate al riguardo, perché apre uno scenario inaspettato, molto inaspettato. Io pensavo che Rocky Port fosse un'isola iniziale del nuovo mondo, e invece sembra essere il porto di Acinosu. Capiamo, aspettiamo le traduzioni della domenica e vediamo. Tornando a noi, Kobe ci spiega cos'è effettivamente la SWORD, ossia un ramo della marina che riunisce soldati che hanno rinunciato di fatto al codice di riconoscimento, non hanno più i codicini, e quindi burocraticamente non risultano più tra le fila del governo e della marina. Sono dimissionari, e questo conferisce loro il potere di ignorare i protocolli e muoversi come meglio credono, come ad esempio lottare contro un imperatore senza chiedere autorizzazioni, evitando quindi crisi diplomatiche. Questo rende la SWORD più potente del CP0, se ci pensate. Lucci doveva aspettare l'ok da parte della Marina per colpire Rufy. Lui, va bene, fotto, non mi interessa. Però non poteva. La SWORD sì. Quindi chissà che Garp effettivamente sia un membro della SWORD, visto che nel foot è zero di nulla e lui fa non fa. In cambio la Marina può sbarazzarsi di loro quando vuole, rinnegando le loro azioni per tenersi le mani pulite. Cosa vi ricorda questo? Ricorda quello che dice a Kaino e 5 anziani quando rinnega le azioni di Aokiji, che si è affiliato a Barbanera. Un Aokiji che si comporta in maniera strana in questo capitolo. Non sa che Kobe è nella SWORD. Ma questo è comprensibile visto che Kobe potenzialmente sembra essere diventato uno della SWORD da poco, quantomeno dopo la sconfitta del Fagiano a Punk Hazard da parte del Cane Rosso,
E dai dati in nostro possesso, anche Aokiji sembra essere da poco uno dei neri, visto che Bargis parlava di lui con Teach durante Dressrosa e diceva di non fidarsi dell'ex Marine, come se fosse da poco uno dei loro. Ma anche gli anziani discutevano con Sakazuki di Kuzan proprio dopo le vicende di Dressrosa. Vediamo anche un altro piccolo flashback dove è Perona a liberare Kobe in cambio della libertà di Moria, che stava imprigionato da Chinosu. Questo ovviamente lo toglie da tutti i pensieri che potesse essere lui il decimo, eccetera, eccetera, ma non aveva senso. Ma Moria, vecchio cuore, a questo punto un altro sogno. Tutti gli ex corsari devono diventare membri della Cross Guild. Bagimi, Hawke Crocodile, Moria, Doflamingo recuperato da Impel Down, Hancock che non sapeva dove andare per rifugiarsi dopo la distruzione di Amazon Lily, e perché no magari anche Weevil, che attualmente è imprigionato da Aramaki. Eppure Jinbe, visto che così fa il suo dovere, tradisce Rufy. So che il Mala ha una bella idea riguardo a Doflamingo, ma ve ne parlerà sicuramente domenica alle ore 21 alla Fatal Four Reading su Twitch e su YouTube, dove andremo a leggere la vera traduzione del 1080, dal giapponese all'italiano, perché solo se lo leggi dal giapponese puoi capire One Piece, che poi è vero, quindi vecchio cuore Mala, eppure Hayato vecchio cuore. E insomma, sta Sword arriva, boom, vediamo un soldato d'argilla, un golem per l'appunto, creato da Prince Grass, Marine che avevamo già conosciuto durante la mini avventura di Capone, e poi nel 1061, che si è mangiato il frutto Gunio Gunio, l'argilla. Sembra essere un Rogia, ma potrebbe essere anche un Paramiscia, non si capisce. La nipotina di Tsuru, Kujaku, che significa pavone. Tsuru è la gru, Kujaku è il pavone. Tutte le donne in One Piece hanno nomi legati ai fiori o agli uccellini. E questa si è mangiata il frutto Muchi Muchi, il frutto della frusta. Quindi voi immaginatevi il genio che tanti anni fa, quando formarono i frutti del diavolo, si è immaginato il frutto della frusta perché gli piaceva essere frustato nelle notti di luna piena per fare sesso selvaggio. Ci sono El Meppo e Tashigi, c'è Hibari, la ragazza palesemente innamorata di Kobe con l'accento della stessa prefettura di Akainu, quindi vera figlia del cane rosso, che spara proiettili la cui polvere da sparo rende i proiettili altrui dei fiorellini. Questo, se ricordate, era l'invenzione di Vegapunk che probabilmente gli è valso il premio Ibel per la pace. E infine arriva Nonno Garp, che ha sicuramente imparato a far volare le corazzate dopo aver visto la Thousand Sunny del nipote Water 7 volar via con un Kudo Bust. Spero che lui lo faccia a suon di cazzotti, sparando bordate talmente forti che permettono alla sua nave di solcare i cieli vecchie maniere. E con questo colpo carico di ambizione del re conquistatore, Garp distrugge la città dell'isola dei pirati e mette in chiaro che anche a 70 anni suonati si può avere un'erezione senza usare il Viagra. Ovviamente di nuovo imbruttito Ace, che invece è morto e Garp non ha alzato un dito per il nipote barra figlio di Gold Roger, mentre per Kobe ha mosso mari e monti. Ma è giusto così. È giusto così, Kobe è il protetto, invece Ace era uno stronzo. Garp ha l'ambizione del re conquistatore, sì, ed è coerente col narrato. Durante Marineford commentava l'ambizione di Rufy dicendo che era sicuro lo avesse anche lui sin dalla nascita, lasciando intendere che o lui, Garp, o il figlio Dragon, oppure entrambi ovviamente, possedessero la stessa abilità. E non c'è stata nessuna svendita. L'ambizione del re conquistatore è uno su un milione. Su una popolazione di potenzialmente miliardi di abitanti ce ne sono mille ogni miliardo. E i personaggi a noi noti in One Piece superano il migliaio. E tra loro chi possiede l'Haki del re sono una ventina scarsa. Quindi non c'è nulla di cui lagnarsi. È perfettamente coerente con quanto racconta la storia. Nota dolente le tempistiche. Tra il 1071 ed ora non saranno passate manco due orette. Quindi o la scena vista allora era molto più indietro nel tempo, così da almeno dare un senso al raggiungimento di Aged delle forze della Marina e ad Acinosu da parte di Garp, oppure qua la gente viaggia nel tempo
come le navi nell'ultima stagione di Games of Thrones. Oppure Garp a suon di cazzotti vola velocissimo nel cielo. In ogni caso, possiamo chiudere un occhio. Non è fondamentale, è brutto, ma non è fondamentale. A questo punto, però, Teach potrebbe aver raggiunto Egghead. Ma se potenzialmente è ancora impegnato Winner con Law, i tre liberi a muoversi sono Katarina, Lafitte e Okiji. E questo decimo, se davvero non è Okiji, che a questo punto sembra davvero essere lui. Però boh, capiremo, io sono un sognatore. Fino a prova contraria, nessuno mi leva dal cuore che possa essere quel vecchio cuore di Rouge. Ma questa è un'altra storia. E qual è il destino di Garp? A me onestamente la sua dipartita dispiacerebbe, voglio bene a Garp, è un minchione, è un cazzone, ma è un vecchio cuore, parliamoci chiaro. Cosa potrebbe dare alla storia la morte di Garp? A Rufy io credo nulla, nel senso, è suo nonno, certo, quindi la morte per mano di Barbanera darebbe un ulteriore tassello di astio tra i due. Però la morte di Garp non sarebbe una morte fondamentale dal punto di vista di crescita del protagonista, perché non è un suo mentore. Parliamoci chiaro, Rufy ha paura del nonno, lo ha sempre menato, quando poteva lo buttava nella foresta, lo lasciava lì a morire per giorni, fa se sopravvivi bene, se no cazzi tuoi. Quindi diciamoci, ecco, Garp non è mai stato un genitore degno di tale nome, quindi potrebbe essere anche un leggero sollievo per Rufy la scomparsa del nonno. Però a parte gli scherzi, credo che la morte di Garp possa essere interessante e propedeutica proprio per la crescita di Kobe invece, che ha bisogno di diventare un marine degno di tale nome. Sì, adesso lui è un eroe, ha salvato la gente lì a Rocky Port, eccetera eccetera, però è cazzuto, lo vediamo che è cazzuto in questo capitolo, però ha bisogno anche lui probabilmente di una morte importante come lo è stato Ace per Rufy e magari anche Shanks in un prossimo futuro. E Garp è letteralmente il suo mentore e la morte del mentore è un cliché narrativo che si sfrutta sempre sempre. Potenzialmente Garp potrebbe lasciarci, però vedremo a suo tempo cosa sarà. Detto ciò, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo 1080. È un capitolo ricchissimo, dove l'azione è concentrata su pochissimi minuti di tempo. Arriva, boom, 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 casino, e via. E quindi non è successo niente, ma è successo tanto, perché Garp è arrivato, ha fatto boom, vedremo le conseguenze di questo super cazzotto. Attendo ansioso i vostri commenti qui sotto, fatemi sapere la vostra opinione, sono sempre curioso. Cosa vi è piaciuto e cosa no, se avete idee diverse, se avete qualche opinione discostante dalle mie, se siete d'accordo, fatemi sapere sempre qui sotto il vostro parere. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con i soliti appuntamenti firmati Bike & Raft. Lasciate un likeino se il video vi è piaciuto, fate i bravi e divertitevi.